quindi oggi conoscerò tua zia. È la prima volta che prendo questo ascensore. No, dai, alza, fai mettere anche me. Ta-ta! Ho fatto l'angolo solarium. Questo è da parte mia e di mia sorella Elsa. La la la, sistemo un po', sistemo qua. Oh, ciao! Buongiorno! Ciao a tutti, benvenuti nel canale di Sophie e Louis, Me contro te Toys, nel nostro mondo giocattolo. Che ve ne pare? Vi piace la mia casa? Ho dato una sistematina ed è cambiata da così a così. È totalmente diversa! Volete fare un giro? Guardate pure! Successo che a un certo punto si è rotto il vecchio ascensore. Dovevamo cambiarlo e così ho deciso di dare una rimodernata un po' a tutta la casa. Guardate qui, questo è il nuovo ascensore, fighissimo. Ve lo mostro. Si apre così, si sale su, si pigia il bottone e si va. Di qua ci sono le bambine. Ciao tesorine. Ciao mammina. State studiando? Sì sì, ce l'avamo quasi. Ci stavamo proprio riposando un secondino e iniziamo. Siamo impazienti? Sì, lo so ragazze, anch'io non vedo l'ora. Adesso vi spiegheremo perché non vediamo l'ora. Intanto vi faccio vedere il pezzo forte della casa. Ta-ta! Ho fatto l'angolo solarium. Qui ci potremo prendere il sole. Oh, che meraviglia. Relax. Ma adesso andiamo di sotto. Abbiamo un sacco di cose da fare. Devo rassettare la casa. Oggi è un giorno importantissimo. La la la. Mamma, mamma. Che bello, finalmente il grande giorno. Wow, Sophie, ma come stai bene vestita così? Sì, certo, mi sono vestita di blu, il colore della zia. Sophie, forse dovremmo spiegare cosa succederà oggi al Team Trote. Sicuramente io e le tue sorelle gli avremo messo un sacco di curiosità. Ciao, Team Trote, siete già qui? Oggi è un giorno importantissimo. Finalmente tornerà la mia zietta, nonché sorella di mia madre. È divertentissima, ci fa un sacco ridere, ma soprattutto sa cantare benissimo. Sono certa che non appena la vedrete anche voi ve ne innamorerete. Che bello, non vedo l'ora. Ma dove sono Anne ed Elsa? Sono sopra, si stanno riposando prima di iniziare a studiare. Perché non vai a salutarle? Sì, sì, certo, vado subito. È la prima volta che prendo questo ascensore. Wow, è molto più comodo di quello di prima. Oh, wow. Ciao ragazze. Wow, ma la vostra nuova stanza è fighissima. Stupendo. È super luminosa. Mi piace molto di più di quella di prima. Sì sì, è davvero molto bella. E sai qual è la novità? Che presto non avremo un letto per due, ma avremo un meraviglioso letto al castello. Non vedo l'ora che arrivi. Sì, sarà stupendo. Però non abbiamo ancora scelto chi dormirà sopra e chi dormirà sotto. Non ti preoccupare Elsa, per quello c'è tempo. Prima aspettiamo che arrivi. Sì, infatti. Ma a proposito di arrivi, sta per arrivare la zia Elizabeth. Sta per arrivare la zia Elizabeth. Elsa, chissà cosa ci avrà portato questa volta. Sì, infatti, lei ci porta sempre dei regali fighissimi. Wow, non so. Vabbè dai, io sono già contenta perché sta per arrivare. Non mi importa del regalo. Sì, sì, certo, non ti importa. Guarda che tutti lo sappiamo che tu ami i regali. Sì, è vero, però non c'entra. Sono contenta e basta perché sta arrivando la zia. Bambine, bambine, quanto siete sagge. Brave, è più importante la zia che il regalo. Comunque, sì, le fa sempre dei regali meravigliosi. Chi lo sa se ci ha portato qualcosa anche stavolta? Di sicuro a te non avrà portato niente. Ormai sei grande. Sì, infatti, non sei più piccola come noi. A noi porta regali perché siamo piccole e dolci. Ma tu sei altissima. Ormai puoi comprarti regali da sola. Sì, avete ragione. Ormai sono abbastanza cresciuta. Non penso che la zia mi porterà un regalo. Vedremo ragazze, avete ragione voi. L'importante è che arrivi presto. Oh, hanno suonato, avete sentito? Sì, sì, che bello, sarà la zia. Andiamo a vedere. Arriviamo, zietta, arriviamo! Corriamo, eccoci! Apro io! Ah, ciao lui! Ciao Sophie! Ciao Elsa, ciao Anna! Ma non siete felici di vedermi? Oh no, no, non fraintenderci! Siamo felicissimi di vederti! Però aspettiamo una visita importantissima! Sta per arrivare mia zia! È da più di un mese che non la vediamo! E quindi siamo impazienti! Pensavamo fosse lei! E invece ha aperto la porta ed eri tu! Però assolutamente siamo super contente anche di vedere te! Ah, quindi oggi conoscerò tua zia! Sì, esatto, proprio così! Intanto ti saluto! Mua!
Mua. Ciao bambine, come state? Stiamo molto bene, Lui, siamo super felici di rivederti. Speriamo di starti simpatiche. La prima volta che ci siamo visti, io e mia sorella abbiamo fatto una scenata. Ci siamo litigate davanti a te e volevamo dirti che siamo molto dispiaciute. Siamo davvero delle brave bambine e abbiamo preparato un lavoretto per te. Veramente? Ma non c'era bisogno, grazie. Sì, perché ti vogliamo un sacco bene e diventerai il nostro fratellone. Vado a prenderlo. Fratellone? Sì, Lui, lascia perdere. Sai, mi chiamano sorellona. Io non sopporto questa parola, però a loro piace così tanto. Ok. Eccomi, Lui, ci sono. Questo è da parte mia e di mia sorella Elsa. Lui TVB. Che siete carine, grazie. Sì, fa anche rima. Lui TVB. Ragazze, va bene così. Grazie mille, siete state carinissime. Però non è il momento di urlare, perché sveglierete i vicini. Quindi mi raccomando, contenetevi. Oh, Lui, ma buongiorno. Ero di sopra che mi stavo preparando. Avevo sentito suonare il campanello. Pensavo fosse mia sorella, ma invece eri tu. Sì, buongiorno signora. Mi dispiace avervi illusi. Adesso avete messo anche a me tantissima curiosità e ho voglia di conoscere sua sorella Elizabeth. Lei è una persona meravigliosa. Vedrai che te ne innamorerai. Ma intanto andiamoci a mettere comodi di là, nel mio nuovo salotto. Io mi metto nell'altalena. No, mi ci metto io. Vediamo chi arriva prima. È bellissimo. No, dai, alza, fai mettere anche me. Sono arrivata io per prima. No, sono arrivata io, vedi? Sono salita per prima. Facciamo a turno? No, sono arrivata prima io. Mi metto anch'io. No, Anna, però. Dai, ci stiamo comode entrambe. Stupendo. Bambine, vi prego, non litigate. È una giornata di festa, sta per arrivare la zia. Non vedo l'ora di vederla. Certo, bambini, andate. Yeah! Buongiorno! Ciao, ma chi c'è? Le mie nipotine meravigliose, ma sembrate due principessine. Ciao, zietta, sei tu bellissima, wow! Sei ogni giorno più bella. Vieni di là, tutti ti aspettano, eravamo impazienti. Oh, ma qui è tutto diverso. Annabeth, hai ristrutturato casa, ma che meraviglia. Dove siete? Oh, sei qui, sorellina dorata. Ciao, Elizabeth, ci sei mancata tantissimo. Dov'è Sophie? Sophie è di qua. Oh, ma vedo che c'è una novità. È un tuo amico? Ciao zia. Lui è il mio fidanzato. Ciao, piacere. Mi hanno parlato tantissimo di lei. Sono davvero onorato di conoscerla. Oh, ma che bella coppia che siete. Siete proprio fantastici. E tu tesoro, ti sei vestita di blu per me? Sì zia, mi sono vestita di blu in tuo onore, perché so che è il tuo colore preferito. Dai Elizabeth, non vorrei metterti in imbarazzo, però lui non sa quanto tu sia brava a cantare. Che ne diresti di cantarci qualcosa? Oh, wow, che onore. Quindi mi devo esibire. Sì, sì, zia, canta. Su, dai. D'ora in poi lascerò che il mio cuore mi guidi un po'. Cercherò quel che so e all'alba sorgerò. Wow, ma è bravissima! Complimenti, Elizabeth, ma dove hai imparato? Oh, lui, penso che sia un talento di natura. Devi sapere che Elizabeth cantava sin da bambina. Ma adesso, zia, raccontaci del tuo viaggio. Com'è Disneyland? Ragazzi, mi sono divertita un sacco, vi consiglio di andarci. È stato fantastico, era tutto meraviglioso. Che poi, la Sophie del mondo reale c'è stata. Ha fatto un sacco di vlog a Disneyland. Tu, Sophie, non sei mai andata? Oh, no, zia, io non sono mai andata, però mi piacerebbe tantissimo andarci un giorno. Ti ci porterò io, ormai so tutto. L'attrazione che mi ha fatto divertire di più è stata quella di Nemo. Wow, si andava su, giù, a destra, a sinistra. È stato davvero super adrenalinico. Aspettate, ma a proposito di Disneyland, vi ho portato un sacco di regali. State qui, vado a prendere la valigia. E vai, regali, regalini, chissà cosa ci avrà portato. Team Trot, l'avventura di oggi si conclude qua. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, perché nel prossimo video vi farò vedere cosa ci ha portato di meraviglioso mia zia. Noi vi mandiamo un bacione gigante e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao.